piacerebbe vedere proprio la cittadinanza e chi la rappresenta interloquire con l'autore e con il manager, nonché con l'assessore, proprio perché penso che siamo qui pure per capire qualcosa di più, come faccia, come abbia fatto e come farà una città dalle dimensioni così piccole ad operare e a partecipare a qualcosa di così grandioso, visto che siamo anche noi, no? Un territorio che cerca ed è che ha bisogno di idee da praticare. E Agostino sicuramente sarà disponibilissimo a rispondere alle domande e raccogliere le nostre considerazioni. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo qualche minuto fa e nel libro, in quello che ascolterete, vi assicuro che troverete la persona che si presenterà, e così come si presenta. Sta di bello perché ha all'interno questa bellezza che poi propone come veicolo di cambiamento e di trasformazione. No, è un dato di fatto. Cagliarini continua a latitare. Non è permesso ballare. È dell'assessore Leonardo Costagliola, assessore del turismo del comune di Procida, mentre dice Agostino Ritano, penso lo sappiamo tutti, è il direttore e il manager culturale di Procida, capitale italiana della cultura 2022. Un applauso ai nostri ospiti. Tra l'altro Agostino è qui anche in qualità di autore del libro Gli artigiani dell'immaginario, ed è fondamentale, diciamo, fare questo passaggio, sul quale poi ritornerà sicuramente Agostino molto più compiutamente, perché la scelta di Procida, quale capitale della cultura, ha molto, tantissimo a che fare con i concetti che noi praticamente avremo la possibilità di ritrovare nel testo di Agostino Ritano. E voglio un attimo leggervi le parole che usa il sindaco di Procida, Dino Agrosino, che salutiamo, relativamente alla scelta di Procida capitale della cultura. Procida rappresenterà l'intero territorio regionale, con la sua bellezza, le tradizioni e il suo appeal internazionale. In questo anno, che precede il 2022, il nostro obiettivo è creare sinergie, nuove relazioni, punti per agevolare la ripresa, il turismo e promuovere percorsi virtuosi di innovazione sociale. Sottolineo sociale perché fondamentalmente il paradigma di Procida, capitale della cultura, è proprio innovazione sociale su base culturale. Già dalle parole del sindaco si capisce che c'è da subito questa necessità e questa volontà di abbracciare l'intero territorio, un territorio che deve in questo momento vedere Procida come il centro di questo abbraccio, ma un centro particolare, sia perché rappresenta una scelta e un'occasione totalmente nuova, innovativa, una nuova direzione, dopo anni in cui fondamentalmente le politiche culturali hanno puntato sui grandi attrattori, adesso invece abbiamo l'occasione per vedere e anche per riflettere su cosa voglia dire coprodurre, e poi su questo coprodurre magari adesso ci dirà qualcosa in più, coprodurre cultura in un'area marginale. E ripeto, Agostino è in questo è davvero un autore, uno scrittore, fa molta, molta, molta attenzione alle parole che usa. Se dice marginale e non minore, sta intendendo un qualcosa che è in una posizione diversa, che non è al centro. Se dice coprodurre piuttosto che produrre, sta intendendo o sottintende al concetto che esprime una filosofia, una visione, un'immaginazione che lui ha ed è riuscito ad avere rispetto non a qualcosa che c'è,
ma qualcosa che può esserci. Ecco, questa forse è la vera forza dell'immaginazione, riuscire a costruire partendo dall'assenza, non dalla trasformazione di quello che già c'è. E infatti è fantastica proprio l'idea che un territorio piccolo veda nei propri confini, nella propria dimensione ristretta, non più un limite, ma addirittura una possibilità di diventare laboratorio di sperimentazione, una possibilità di diventare un'occasione di vedere come realmente si possa agire sul patrimonio culturale vivente affinché possa diventare generatore di altro patrimonio culturale, di altra cultura, di altro valore. E questo penso sia il momento fondamentale della proposta di Procida Capitale. E il direttore Riccardo Mantilacci e la collaboratrice Elisa Gibelli. Ringraziamo il sindaco di Pompei, Carmine Rosario, l'assessore alla cultura, Andrea Esposito e gli amministratori presenti in sala, l'assessore al turismo e le altre attività produttive di Procida, Renato Costagliola, che ho già presentato, e a tutti loro chiaramente un caloroso applauso, visto che siamo qui, anche grazie a loro. Con noi stasera avremo a farci compagnia e a introdurre anche l'evento il professor Antonio De Simone, un archeologo e docente ai beni culturali presso l'Università di Solorzano Pienicasa di Napoli, nonché membro del comitato scientifico e del consiglio di amministrazione del Museo Archeologico di Napoli, Peppe mi aggiunge e di tanto altro, la professoressa, la dottoressa Anna Malinconico, che si è definita anche lei una artigiana dell'immaginario, perché è un concetto questo dell'immaginazione che si fa fatica, che si fa braccia, che si fa realtà concreta, vera, pratica, che è davvero fantastico. Lei è una formatrice e ideatrice di progetti finalizzati alla inclusione ed anche la componente della regia regionale di attuazione della legge 34/2017 in linea con la giornata, se non si definisce artigiana dell'immaginario, come vi ho detto. E poi abbiamo l'architetta Paolo Marzullo, direttore del Parco Archeologico del Casello di Lettere e collaboratrice del Parco Archeologico di Pompei. Anche loro avremo modo di ascoltarli, avremo modo di sentire come introdurranno l'argomento del giorno, soprattutto anche qualche riflessione su come queste idee potrebbero diventare, dovrebbero diventare modello da esportare e da replicare, perché come mi piaceva notare ieri proprio Anna, un modello è tale se può essere replicato, e forse è di questo che stiamo parlando ed è questo tutto l'interesse che abbiamo oggi nei confronti di Agostino. Mi fa piacere perdere ancora un altro minuto per salutare le associazioni presenti, tutto l'elenco, perché è fondamentale che ci sia questo tipo di presenza. E il dottor Federico Santilli, presidente del Forum dei Giovani di Pompei, la dottoressa Anna Paola Di Paolo, presidente dell'Associazione Pompei 2033, la dottoressa Felicia D'Anova dell'organizzazione No Profit Pompei Lab e Guida Turistica, il professor architetto Claudio Vambardella, docente all'Università Luigi Barbitelli, il dottor Luca Coppola, amministratore delegato del Consorzio Costa del Vesuvio, e ringraziamo ancora Rosita Matroia della Federal Bank, Giovanni Lombardi della Confcommercio, Roberto Svizzi della PAB, e per tutto il sostegno ricevuto per l'organizzazione, gli amici Friends, Givova, Capo Sport, Conata La Cartiera, Paolo Gramaglia, testimone del Modus Vivendi Pompei, Cerco Stellato, Leone Lettieri, stilista Altamodo Roma e anch'esso testimone del Modus Vivendi Pompei, Francesca Maresca, la nostra meravigliosa cantante, testimone della Festa della Musica che si terrà il 20 e il 21 giugno, vi ho detto prima che la sua voce trasforma la cultura in sentimento, e Stefania Sabatino, artista, pittrice della Partenopea, docente di disegno e storia dell'arte a Torre Annunziata. Grazie a tutti per questa presenza. E partiamo subito. Stavo dimenticando che è Maria Palumbo, musicista, compositore e insegnante, che vedremo praticamente, la cui colonna sonora accompagnerà il video che proietteremo all'inizio del nostro incontro, l'Associazione Carabinieri e Italia di per la Comunicazione, con il presidente Giorgio Palumbo.
storia già scritta. L'opera di un grande artista. Uno spettacolo acclamato. Un film premiato. La cultura non è solo questo. Così come un'isola non vive solo d'estate. Non è solo una terra baciata dal sole, cullata dalle onde, un punto di arrivo. L'isola non è soltanto un luogo originario o uno sperduto altrove. Per noi, l'isola è il mare e il gioco della sua gente forzata dall'intensità di tutti i mari. Quella accoglienza che ti avvolge sin dal primo approdo, che ti induce a tornare, ma ti incoraggia a rimanere sempre, spingendoti oltre. Perché un'isola è un ponte con ogni mondo possibile, un mare di diversità che si estende all'infinito. Sull'isola la cultura diventa la scelta di come stare al mondo, di una nuova identità da costruire insieme. La cultura sull'isola diventa lo sguardo della comunità posato su un orizzonte capace di contenere ogni progresso. Con la cultura tutti i paesi smettono di essere così lontani, perché la cultura non isola. Senz'altro coglieremo lavorando sodo per